un po' a far capire quello che noi vogliamo fare con la musica, cioè vogliamo ottenere risultati sia emozionali sia pratici e cercare di ottenerli in tempi giusti. Il nostro live sin dall'inizio è sempre ruotato attorno a improvvisazioni nel corso dei brani, quasi come se fosse una jam band fondamentalmente, anche se più con un impatto da power trio anni 70 come tipologia. Ritornando a Do It è registrato prettamente con una presa diretta di chitarra e batteria, perché volevamo fare un disco che potesse essere eseguito live dall'inizio alla fine. Sentivo gruppi hardcore, c'erano, mi ricordo, c'erano Gorilla Biscuits, cioè, beh, chiaramente il grunge. Io sono cresciuto insomma con i gruppi della mia età, diciamo, i Nirvana, i Pearl Jam. Questa nuova musica italiana all'estero ed è ancora molto molto difficile, perché i dischi in italiano vengono distribuiti fuori artisti di una certa importanza che all'estero sarebbero di altissimo livello, però soltanto perché parlano italiano magari non riescono a fare dati in tutto il resto d'Europa.